Ciao amici di Crestu Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e come vedete oggi nuovo unboxing direttamente da Gearbest, tutta roba economica, sono tutti pacchi lenti China Post che sono arrivati in circa un mesetto, quindi non ci sono droni, o almeno credo in questi pacchi, dovrebbe essere tutta roba molto cheap, molto economica, però è lo stesso interessante e gli diamo un'occhiata. Mi chiedete spesso una cosa: Michele, perché in alcuni video hai capelli lunghi, nei video dopo hai capelli corti, poi di nuovo lunghi, hai la barba, non ce l'hai? Cosa succede? Non è un parrucchino, ragazzi, ma semplicemente io gli unboxing specialmente li registro e poi li carico anche dopo un mese, ne carico una settimana. A me arrivano pacchi ogni giorno, quindi per questo può succedere che questo video l'ho registrato un mese fa. Avete capito? Allora, qui abbiamo il nostro amico taglierino e anche una new entry, questa power bank di Xiaomi che mi servirà per testare qualche prodotto elettronico USB. Se c'è, cosa facciamo? Apriamo. Cosa dobbiamo fare in un unboxing? Ovviamente apriamo pacchi, apriamo prima questo, che non ho idea di cosa sia. Togliamo la bustaccia. Un bel like, ragazzi, mi raccomando, commentate, condividete il video. In descrizione trovate il link per entrare su Telegram. E questo pacco è arrivato così. Cavolo, fotocamera, metti a fuoco stavolta. È arrivato aperto, succede, specialmente con quelli economici. Ok, la scatola è da buttare. Vediamo il prodotto se è integro. Sì, il prodotto fortunatamente è integro, guardatelo, è un astronauta. USB è una luce da attaccare al computer o comunque ha perso il casco. Sì, ve l'ho detto ragazzi che è un prodotto altamente economico, però vediamo se funziona. Proviamo ad attaccarlo qua alla USB. Fantastico. Direi che non funziona. Guardate, non lo so, forse devo attaccare a un computer, ma penso che dovrebbe funzionare. Invece non va, forse l'ho rotto, o forse si è rotto di suo. È una lucetta USB da 50 centesimi, tipo, si sta mosciando. Vabbè, non funziona. Buttiamola e andiamo avanti. Vediamo cosa c'è in questo pacco. Magari roba che funziona. Ah, questo è lo strumento più utile del mondo. Mi sta tirando i peli del petto il microfono. È un aspirapolvere per tastiere con due beccucci. Questo è quello a spazzola. Come funziona? Mettiamo per esempio il beccuccio a spazzola. Attacchiamo la USB e vediamo se questo funziona. Accendiamolo. Da dove si accende? Ecco. Questo funziona. Eppure è bello potente, guardate. Possiamo aspirare roba. È una c***a, ovviamente. Oh, ho detto una parolaccia. È una cavolata. Ok, magari può anche pulire con le spazzoline. Ha un potere aspirante decisamente poco incisivo, però costa tipo 2 euro. Provatelo. Io lo proverò, faccio anche un video, vediamo se funziona. Ne ho presi 3, una a me, una a Stefania e uno per non so chi. Mi dispiace per quella lucina che non funzionava perché mi piaceva. Vabbè, andiamo avanti, apriamo questo pacco che sembra forse quello più interessante e sicuramente quello più pesante. Ok, è arrivata un'altra IP Cam di Xiaomi, è quella con cui mi trovo meglio, è 720p, gira su se stessa dall'applicazione, è molto interessante, ve l'ho già fatto vedere in un altro video e funziona molto bene, la trovate in descrizione. Un altro aneddoto: sapete che la mia postina non vuole lavorare? Anche stavolta mi ha portato questi 4 pacchi tutti insieme e si è lamentata. Ha detto: non voglio portarti sempre tanti pacchi. Io gli ho detto: di nuovo, è il tuo lavoro, fallo. Sono sicuro che prima o poi troverete i miei pacchi all'angolo della strada vicino a casa mia. Sicuramente. Non c'è nient'altro, è rimasto questo pacco molto grande. Non so cosa c'è, forse vestiti, perché è leggero nonostante sia molto grande. C'è molto pluriball. E il pluriball fa pensare bene. Sembra un impacchettamento fatto bene. E infatti, come pensavo, si tratta di pezzi di ricambio per la VK Racing Bison.
La conoscete oramai, è la mia RC car preferita, quel mostro che vi ho fatto vedere già qualche volta. Questo è il coperchio, poi ci sono un po' di ricambi e tutta roba comunque molto utile. Se non avete ancora visto la recensione della V-Car, andate a vederla qui nella scheda. Bene amici, questo è l'unboxing, tutta roba economica. Mi dispiace per questo, ci tenevo davvero, però non funziona. No ragazzi, ho trovato, c'è uno switch nascosto qui dietro, piccolissimo. Mi sembrava strano che non funzionasse. Vediamo, proviamo ad azionare questo switch. Ah, eccolo ragazzi. Ah, funziona solo quando lo premiamo. Pensavo rimanesse sempre accesa, invece no. Vabbè, pazienza, è comunque carina. I prodotti Gearbest, ragazzi, funzionano sempre. Mi sembrava strano che non funzionasse. Ok, qui c'è un casino incredibile. È tutto, trovate tutti i link in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete la recensione di qualcosa qui, anche se non c'è molto stavolta. Ora ho i capelli lunghi, forse nel prossimo video li avrò corti, chissà. Bene, tanti bei like, commentate e condividete questo video a tutti i vostri amici. Ciao belli!